E benvenuti a questo nuovo episodio di Mass Effect 2. Ok, raga, devo andare a cambiare la mia armatura nell'alloggio dell'equipaggio. Che è questo, giusto? Sì. Spero di aver schiacciato la stanza giusta. Così mi equipaggio la mia armatura preferita, ovvero l'armatura di Sangue di drago. Di drago Age. Che una volta finito Mass Effect, la trilogia, porterò Dragon Age. Fra la saga di Mass Effect e Dragon Age, sinceramente mi piace più Mass Effect per il doppiaggio e per tutto il resto. Vediamo. Sì, infatti mi sa che ho sbagliato, non è nella mia sala. Alloggio del capitano, eccolo qua. E io ho fatto equipaggio. Bene. Il gioco che mi sono scaricato sulla PS Vita è pronto, che è Street Fighter 2, se voi volete saperlo. Allora. Che bella sarà! C'è anche il modellino della nave. Allora, vediamo un po'. Armadio, corazze. Corazze. Tipo. Corazze di Cerberus. Oh, eccola qui, la corazza di sangue di drago. Bellissima! Io l'adoro. Poi non sembro un Terminator. Ok, ho fatto. Non dovevo fare nient'altro. E adesso alla sala tattica per la prossima mossa. Prima dello scontro finale, poi farò le richieste che mi hanno detto i compagni, visto che si sono uniti in cambio di un favore che devo fare a loro. Così poi alla fine nessuno di loro muore. Beh, io spero che nessuno di loro muore alla fine. Mappa galattica, attivati. Allora, dove si va? Allora, su Omega non ho più niente da fare, quindi l'arsa dell'orbita. Vediamo un po'. Esplorare il punto scanto della Normandy, che poi ci andrò. Vedere la nostra cara Normandy distrutta. Povera Normandy. Cos'è questo? Inesplorato. Do un'occhiata, vediamo. Vediamo. Ah sì, dai, facciamolo. Procedo al lancio della sonda. Nei progetti di ricerca, l'iridio viene utilizzato per potenziare armi pesanti, mitragliatrici e fucili d'assalto. Procedo al lancio della sonda. Beh, è Nei progetti di utile. ricerca, il platino viene utilizzato per potenziare fucili di precisione, fucili a pompa ed equipaggiamento medico. Il materiale serve per le armi, eccetera. Poi c'è qualcosa, Procedo al lancio della forse. sonda. Bella. Qua. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Oh sì. Sonda lanciata.
Nei progetti di ricerca, il palladio viene utilizzato per potenziare pistole pesanti, corazze e impianti per la sonda espulsa. Ok, passare l'orbita e andare da qualche parte di qua, dai. Abbiamo troppo poco carburante per lasciare il sistema tramite propulsione. Allora meglio ricaricare il carburante, allora. Fatto. E adesso portale galattico. Allora io un po' recluta il prigioniero, il Krogan. Indaga sul presente Overlord. Cittadella. Reclutare la ladra. Aiuta Jad. Vabbè, direi di andare a prendere altri compagni. Quindi andiamo. Andiamo dal Krogan, dai. Che qui purtroppo non ci sarà il solito Krogan. Ci sarà uno nuovo. E se ho fortuna lo ritroverò anche nel terzo. Se faccio tutto giusto. Che io la prima volta ho perso, se non sbaglio, tre compagni. Mentre la seconda volta solo uno. Allora, porto come Mordin, che è un esperto. Poi vediamo. Direi porto Garrus. Ma quanto faccio paura. Fatto. Procediamo. Però che c'è qua? Una guerra? Non sappiamo se Okir si trova su questo pianeta per scelta. Aspettati dei nemici. Modo di valutare il successo. Uccidimi, ucciso. Alto parlante. A qualcuno piace il suono della propria voce? Non lasciarti distrarre. Cerchiamo un signore della guerra Krogan. Ah, un signore della guerra, eh? Interessante. Però mi sa che qui c'è qualcun altro. Chissà quale esercito sta parlando questa voce. Postazione nemica, equipaggiata per combattimento. Soldati del Sole Blu. Oh, ancora. Già mi hanno rotto su Omega, adesso anche qua mi ritrovo. Questo dovrebbe rallentarmi. Ucciso quello. E fallo. Allora si va avanti. Ah, sono sopravvissuto lì. Come è morto questo? Sembra che è stato lanciato e poi è caduto male. Ed è sparito. Non mi sembra poi tanto grave. Non c'è bisogno che lo sappia. Sapevo che non erano berserker. Non da lontano. Siete mercenari. O dell'alleanza. Io non vi dirò nulla. Non sei nella posizione migliore per trattare. Sto cercando un Krogan di nome Okir. Chi? Sai già più cose di me. Io i Krogan li uccido e basta. Il vecchio nel laboratorio li scarica qui in continuazione. Jedor l'ha assunto perché ne realizzasse un esercito. Ma i Krogan che crea sono folli, quindi noi li usiamo come bersagli viventi.
Stronzate. Non mi pagano abbastanza per morire di sanguato. All'avposto 4, c'è Torvone che ci muoviamo. Ci servono delle coordinate sul gruppo di Krogan. Di cosa sta parlando? Jedor comanda un gruppo esterno dei Soleil, ma sta creando dei Krogan per un esercito. Solo che escono tutti pazzi, forti come non mai, ma folli. Non ha senso, impianti di produzione troppo costosi, non vale la pena. Non lo so, io mi limito a puntare, a sparare e incassare i crediti. Forse c'è qualcosa di meglio nei laboratori. Non dire una parola alla tua gente, lascia perdere. Ecco, se ti tiene alla vita. O vattene o muori. A te la scelta. Maledizione. Pattuglia, qui è l'avamposto 4. Come vuoi. Muori. Avamposto. Postazione 4. Maledetti Krogan. E così il nostro signore della guerra sta crescendo dei Krogan nel laboratorio di Jedor. Se vuoi un esercito, ti scegli il meglio. Ecco, appunto. Certo che questi qua sono stupidi. Invece di lasciar perdere, preferiscono morire. Vabbè, penso per loro. Dovrebbe funzionare. Ok ragazzi, andiamo. Ecco qua i Krogan, quelli che i pazzi, quelli pazzi morti. Ricevuto. Vado. Ok, usiamo l'abilità. No, per adesso no. Contatto nemico. Avanzate, andate lì. Ricevuto. Cerco copertura. Neutralizzato. Ottimo. Secondo me questi Krogan sono tipo i Titans in Batman Asylum, che sono fortissimi ma alcuni impazziscono, la maggior parte va fuori controllo. Faccio in 30. Qua ci vuole il cecchino, eh? Se chiniamo un po'. Vado. Perfetto. Ma sarà un Krogan sopravvissuto qua? Insomma, questi qua sono tutti morti. Aspetta. Ah no. Ah, eccolo uno vivo. Vediamo un po' cosa può dirmi. Cheese. Ok, parliamo un po' con lui. Krogan artificiale. Non provare ad attaccarmi, eh. Sopravvivere, sì, devo sopravvivere,
ma non qui, non contro questi esseri teneri. Devo sopravvivere al nemico che minaccia tutta la mia specie, ma ho fallito ancora prima di lasciare la madre di vetro. È ciò che ha detto la voce dell'acqua, ecco perché attendo qui. Come puoi parlare se sei nato solo da una settimana? Ho sentito un suono stridulo nella mia testa, poi è giunta la voce. Mi ha insegnato quello di cui avrei avuto bisogno: parlare, camminare, colpire e sparare. Poi la voce ha detto che non ero perfetto e ha interrotto gli insegnamenti. E ora sono qui. Interessante. Cresciuto poi rifiutato. Gruppo di controllo. Test falliti. Non lo so, ma non sono perfetto. Tu dovresti far parte di un esercito mercenario. Ti ricordi di Jedor? Conosco quel nome. Mi provoca rabbia, ma anche risate. Non è un nome che canteremo durante le nostre marce. Non so che cosa significhi, ma l'ho sentito dire molte volte. Puoi mostrarmi dov'è il laboratorio? Devo parlare con O'Kir. La madre di vetro si trova di sopra, oltre i rottami, dietro molte creature tenere come voi. Te la mostrerò. Grazie mille. Come mi piace questo Krogan, specialmente la sua armatura. Quando vi ritrovate davanti ai grossi ostacoli, potevi scappare o cercare di tornare ai laboratori combattendo. Perché sei rimasto qui? Attendo, me l'ha detto la voce. Se verranno combatterò, ma non scatterò e non ti seguirò. Io non sono perfetto, ma ho uno scopo. Devo attendere di essere chiamato, di essere liberato. Caro mio, purtroppo non sarai mai migliorato, purtroppo. Quest'area è un pochino inquietante. Fanculo. Ok, andiamo. Colpo sorgente. Tienimento. Bella così. Ottimo lavoro. Bene, adesso me devo vedermela anche con i Berserker Krogan a caso. Beh, meno male che quello lì non era amichevole. Nemici! Sul serio? Sarà un piacere. È caduto, grandissimo. Non so chi è stato, Garus o il dottore. Per me è Garus. Krogan in carica. Vedo che fare i colpi a rallentatore mi sembra di essere quello di Fear. Bella domanda. Una domanda che non avrà mai risposta. Io passiamo. Fatto. Non c'è nessuno. Questo è prezioso. Ok,
occhi aperti. Salve. Oh cavolo. Affermativo. Ah! Questo dovrebbe rallentarlo. Maledetto, vieni, vieni fuori. Cecchino. Oh! Battuto con precisione. Cosa mordi? Tiro notevole. Ah, grazie. Ah, muori. Non mancato, non ti credo. Pensavi io fossi noto, Beh, che dito in fronte. Ancora in fronte. Oh, guarda, non muore. Oh oh. Sì. Ecco, se mi siete teleguidati, ma che cavolo. Ah, mi ho le munizioni per l'altra grande, però meglio che lo uso dopo. Ma forse le armi le hanno prese dai cadaveri? O forse qualcuno le ha equipaggiati? Vedo che questo qua non è un genio, eh. Violiamo. Io sono un hacker e lo sai. No. No. Vabbè, ci ho provato. Non sempre posso riuscirci. Corra a copertura! Che bella caduta! Con la pelata. Hanno gli scudi a terra. Molto semplice. Sono blu, restate concentrati. Vado subito. Muori. Ok, ora è una buona occasione per usare questo. Ma un altro? No? Ok. Medikit. Ah, ok. E a tutti. Solo per me, ma che gentili. Doppietta. Allora, come si chiama il laboratorio? Laboratori? Ci sono? E qualcuno è morto male, ma molto male. Apri porta.
Sapete raga, io direi che questo episodio può anche finire qua. Quindi ci vediamo nel prossimo. Ciao!